Dimmi, ma quanto sono belle le mastro, le mastropagelle, quelle di Zazzaroni ci hanno rotto i... Ciao ragazzi! Un saluto da Luca Mastrangelo, mastropagelle! Di Lazio Inter il giorno dopo l'amaro in bocca è come ieri sera, tale e quale a ieri sera, però come ho scritto anche su Facebook, abituiamoci secondo me a una stagione del percorso, quest'anno non sbatte cazzo del percorso, quest'anno è l'anno del percorso, abituiamoci a una stagione fatta di montagne russe, fatta di alti e bassi, che lungo il percorso ci farà dire qualche Madonna, ma che secondo me... Comunque, nonostante tutto, ci farà togliere qualche soddisfazione. Batman Andanovic 6. Allora, il primo tempo lo fa bene. Allora, diciamo che quello che c'era da parare lo para, soprattutto nel primo tempo. Se proprio, 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 dopo io non voglio fare sempre quello il puntiglioso, però nel gol di Anderson. La ribattuta sul tiro di Immobile, non è che Immobile avesse tirato sta bomba atomica ai 140 km orari. Diciamo che forse lì si poteva fare un filino meglio, però dopo mi dicono che sono sempre cattivo col capitano, con Batman Andam, gli do 6, anche se secondo me nel secondo gol di Alatri si poteva fare un po' meglio. Skriniar, 6 meno. Allora, diciamo che bisogna dare un voto, si potrebbe dare un voto all'Inter nei primi 65 minuti, dove i voti sono tutti buoni, e un voto agli ultimi 25-30 minuti, dove sono tutti orribili. Bisogna cercare di fare una media. Fino agli ultimi 25 minuti di follia poi dell'Inter, dove l'Inter aveva perso la bussola, Skriniar mi era piaciuto, aveva giocato una buona partita, poi però nel finale perde la bussola anche lui, come tanti altri. Oltre che la bussola, perde anche Milinkovic per la strada, che ci fa il terzo gol. Gli do 6 meno. 6 lo do a De Vrij, che ieri mi è sembrato quello un pochettino più sicuro dei nostri tre dietro. Non gli danno fastidio i fischi, anche perché tanto ormai ogni volta che va all'Olimpico è abituato ai fischi. Diciamo che gli do 6 perché mi è sembrato quello che ha retto un po' di più. Magari meno... Meglio Skriniar nel primo tempo di De Vrij, però De Vrij è affondato un po' meno degli altri gli ultimi 25 minuti quando la nave proprio è data la deriva. Gli do 6. Bastoni, 6 meno. E il suo voto è un po' purtroppo viziato da questo calcio di rigore. C'è chi dice che non c'era. Ho visto un sito dell'Inter che praticamente diceva rigore inventato da Irrati. Io dico la verità, qui ragazzi, come ho detto anche ieri, c'è da cambiare il regolamento. Perché un difensore non può, si può pretendere che un difensore salti così. Non può. Io non ho mai visto uno che salta così. Quando tu salti, ti dai lo slancio e le braccia per forza le muovi. Però purtroppo, nell'era del VAR, con queste regole qui, abbiamo visto che questi rigori qui li danno. Quindi, aspettando che cambino le regole, finché la regola purtroppo è questa, ne abbiamo visti tanti di rigori come questo. A volte ce li hanno dati a favore, a volte a sfavore. E niente, poi viene sostituito nel secondo tempo perché forse anche lui era un po' nervoso. Poi, comunque, quando fa questi cambi tattici che mette Di Marco al posto di Bastoni è per creare un po' di superiorità numerica, è per creare una fase di costruzione diversa. Diciamo che nel globale a bastoncino Findus gli do 6 meno. Spinipizza Barella 6 e mezzo. Fa un primo tempo allucinante. Spidipizza fa un primo tempo allucinante, si procura il rigore, comunque in ogni partita o fa gol, o fa un assist, o si procura un rigore, o fa ammonire 50 persone, cioè è sempre nel vivo del gioco, è sempre uno dei nostri centrocampisti migliori nel secondo tempo quando tutta la squadra cala un po' anche lui perché altrimenti gli avrei dato 7-7 più. Gli do 6 e mezzo, 7 e mezzo. Io, ragazzi, il primo tempo, Brozovic, gli do 7 e mezzo. Secondo me, ieri Marcellino Panevino ha fatto uno dei primi tempi migliori
veramente da quando è all'Inter, sciabolate di 30-40 metri a cambiare il campo di qua, di là. Cioè, sembrava Riccardo Muti a dirigere l'orchestra, veramente. Una regia spettacolare ieri di Marcellino Panerino. Ha fatto ammattire i giocatori della Lazio. Lanciava Di Marco, lanciava Barella, lanciava Darmian. C'aveva il compasso al posto dei piedi. Ieri mi è piaciuto tantissimo. Ed è sta cosa che veramente abbiamo fatto 65 minuti con la partita in pugno e l'abbiamo persa, mi fa incazzare anche il giorno dopo. Comunque, Marcellino Pallerino ieri mi è piaciuto tantissimo. Gagliardini sei meno. Non mi aspettavo tanto da Gagliardini. Mi aspettavo la partita che ha fatto. Ha voluto far riposare Çalhanoğlu. Ci sta anche perché comunque, ragazzi, le ultime partite che ha fatto Çalhanoğlu purtroppo non erano state buone. Vessino rientrava dal Sud America. Gagliardini si è allenato tutte queste 2 settimane agli ordini di Simone Inzaghi. Ci poteva stare che gli desse una chance. Quando corre Gagliardini, a me sembra sempre che abbia un frigorifero legato nella schiena perché è di una lentezza disarmante. Però qualche pallone l'ha recuperato, fisicamente si è fatto valere in qualche contrasto. Ripeto, non mi aspettavo niente di più da Gagliardini. Sei meno. Di Marco, sei e mezzo, continua a essere. E lo sarà per tutta la stagione perché insomma lui dove lo metti sta la nostra arma tattica. Ha giocato una buona partita per i primi 65 minuti da esterno largo a sinistra. Poi quando è uscito bastoncino Findus è stato arretrato nella difesa 3 come spesso accade, come spesso fa Simone Inzaghi. Cala nel secondo tempo come tutta la squadra. Però alla prova di booster Di Marco secondo me è da 6 e mezzo. D'Artagnan. Il binario di destra, D'Artagnan Spidipizza Barella, al primo tempo è stata una figata. Cioè, anche la costruzione del calcio di rigore che abbiamo preso. Assist di testa di Darmian che lancia Spidipizza Barella che si prende il calcio di rigore. Poi nel secondo tempo Darmian è calato come tutti. Il problema qual è? È che Darmian, ragazzi, ve lo dico sempre, non è un top player. Però è bravino a fare tutto. L'anno scorso avevamo un top player, il titolare, Hakimi, che quando riposava entrava Darmian che è bravino a fare tutto. È bravino a fare la fase offensiva, è abbastanza bravo a fare la fase difensiva, tatticamente intelligente. Quest'anno il titolare chi lo fa? Lo fa quello che è bravino a fare tutto, quello che abbiamo preso al suo posto, Dumfries, secondo me. Starà in panchina ancora un sacco di volte perché purtroppo quando gioca Dumfries dalla sua parte vanno tutti sempre giù, che è un piacere, cioè veramente vanno giù. Oh, autostrade, autostrade. La Lazio, quando è entrato Dumfries, è vero, sì, ha messo un paio di cross in mezzo, però dalla sua parte giù di là andavano sempre giù, che c'era l'autostrada. C'era purtroppo lui finché non imparerà a fare bene anche la fase difensiva, purtroppo, secondo me, farà spesso panchina. Comunque, D'Artagnan gli do 6 più. Perisic 7. Con freddezza realizza il rigore dell'1-0. Non mi aspettavo neanche di vedere lui sul dischetto, dico la verità, mi aspettavo di vedere Dzeko. È vero che i nostri rigoristi erano entrambi in panchina, però non mi aspettavo di vedere Perisic che segna il calcio di rigore e fa comunque una buona partita in una posizione non sua, in una posizione magari non a lui congeniale. Perisic c'è un altro che si sacrifica molto tatticamente. Con Spalletti faceva la punta esterna, con Conte prima e con Inzaghi poi fa l'esterno nel 3-5-2. Ieri ha fatto più o meno una sorta di seconda punta. È uno che si sbatte, bisogna dire la verità. E secondo me l'ha fatto anche abbastanza decorosamente la seconda punta ieri, condendo il tutto con un calcio di rigore trasformato. Gli do 7. Chi ieri mi ha deluso un pochettino, ma però aveva fatto tante partite buone una in fila all'altra. Non è che sempre tutte le domeniche o tutti i sabati si può sperare che segni, è Dzeko. 5 e mezzo, ritorno a Roma per Dzeko, un po' in ombra. Non fa un tiro in porta praticamente, non impensierisce mai il portiere avversario. Mi aspettavo qualcosina di più. Lui di solito ha molta presenza in area, è molto bravo anche in quelle palle vaganti, a metterci lo zampino. Ieri purtroppo
non è riuscito in tutto questo, si è sbattuto, sì, si è impegnato, sì, però una partita secondo me da 5 e mezzo. Correa 5. Fantasma. Fantasma, nervoso, si è fatto anche ammonire per proteste. E se secondo me l'Inter a oggi continua a dire quello che ho detto ieri nel video e nei miei post su Facebook, è una squadra competitiva, però non possiamo dire che è più forte dell'anno scorso, è proprio perché gli acquisti che abbiamo fatto quest'estate stanno tardando ad arrivare, cioè le prestazioni di Correa purtroppo tardano ad arrivare. Le prestazioni di Calhanoglu tardano ad arrivare, le prestazioni di Dumfries tardano ad arrivare. Quindi purtroppo, secondo me, sono quelli che sono venuti a sostituire quelli che sono partiti che stanno mancando. A parte Dzeko, che vabbè, gli posso concedere una partita un po' in ombra ieri, ma le aveva fatte praticamente tutte bene. Tolto Dzeko, Dumfries per il momento non è Hakimi, Calhanoglu per il momento non è Eriksen, Correa per il momento anche lui sta un pochettino deludendo, quindi sono quelli che sono arrivati che purtroppo, secondo me, non ci stanno facendo fare quel salto in più per essere al pari dell'anno scorso. Correa ieri non mi è piaciuto, un fantasma 5. 5, 5 e mezzo gli do a Dumfries, perché comunque in avanti qualcosina ha fatto, dietro veramente praterie, 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 praterie. Davanti si è fatto vedere un paio di cross in mezzo li ha fatti, però sia Correa che Dumfries che Vecino sono entrati nel momento in cui proprio la squadra è naufragata. Se i quattro cambi fatti a Sassuolo avevano dato nuova linfa alla squadra e avevano cambiato la partita, i tre cambi in una volta che abbiamo fatto ieri, non so se, insomma, se non voglio dire che è colpa di quei tre che sono entrati, però quando sono entrati loro la partita è deragliata, quindi non hanno dato quel qualcosa in più sicuramente. Dumfries 5 e mezzo, Vecino 5. È entrato al posto di Gagliardini. No, 5 e mezzo gli darò. È entrato al posto di Gagliardini, però quando è entrato Vecino la Lazio ha preso in mano. Vecino è entrato nel momento in cui la Lazio ha preso in mano il gioco e siamo deragliati, quindi non posso assolutamente dargli la sufficienza. Lautaro Martinez, anche se ha giocato pochi minuti, gli do 6 meno. Molto nervoso. E gli do il voto solamente perché c'è una situazione in cui stavamo andando in contropiede, si era creato una sorta di contropiede dove eravamo in vantaggio numerico, lui poteva darlo al compagno a sinistra, ne aveva due a destra, si è centrato e ha tirato un tiro centrale, ma lì si vede che voleva entrare, voleva spaccare la partita, si vede che voleva entrare, voleva metterci lo zampino, però in questo caso secondo me è stato un po' egoista. Quella palla lì poteva gestirla meglio, gli do 6 meno. Ciao Nognus, senza voto perché è andato proprio alla fine. Inzaghi, quando si perde, si fa fatica a dare delle sufficienze, però per 65 minuti l'Inter ha giocato bene. Per 65 minuti l'Inter ha avuto in mano la partita. Il pareggio della Lazio è venuto perché Perisic regala un calcio d'angolo alla Lazio e Bastoni salta con le mani un po' così, sarà mica colpa dell'allenatore quel rigore lì. Il 2-1 arriva perché siamo in contropiede, perdiamo palla in contropiede, la Lazio ribalta la situazione, prendiamo gol, poi gli ultimi 25 minuti abbiamo perso la testa, però io faccio fatica a dare un votaccio a Inzaghi nella partita di ieri, gli do 6 meno, gli do 6 meno. C'erano delle assenze. Abbiamo giocato con Perisic seconda punta senza Lautaro, c'erano delle assenze, però non mi sento di dargli un votaccio perché l'Inter per 65 minuti mi è piaciuta. Però, tre pappine sono pur sempre tre pappine. Sono indeciso se dargli 6 meno o 5 e mezzo. Gli do 5 e mezzo. Gli do 5 e mezzo. Però per 65 minuti l'Inter mi è piaciuta. Iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic. Seguitemi su Instagram, clic 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 clic. Like la pagina Facebook, clic 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 clic. E poi, come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare, ragazzi, non abbattiamoci, incazziamoci quando l'Inter perde, perché come un giocatore quando viene sostituito e si incazza, dicono è perché ci tiene. Anche noi ci incazziamo quando l'Inter perde, ma perché ci teniamo?
Teniamo a mente che di partite come quelle di ieri ne succederanno delle altre. L'Inter, ragazzi, è strana. Ha ribaltato una partita a Firenze dopo un primo tempo abominevole. Io non pensavo mai di vincere quella partita. L'abbiamo ribaltata, l'abbiamo vinta. Con la Lazio abbiamo fatto il contrario. Dopo un bel primo tempo eravamo in vantaggio, l'abbiamo persa. Fa parte del percorso. Ciao.